Allora, prendiamo un insieme di RN fisso e prendiamo un punto X non appartenente, vabbè, un punto X di RN. Allora, chiamiamo distanza di x da y, per definizione è l'estremo inferiore delle distanze di x da y al variale di y meno. Questa è la distanza di un punto da un insieme, non stiamo a parlare di una vera e propria distanza, perché gli oggetti sono diversi. Però la chiamiamo così. La distanza di un punto da un insieme. Allora, vediamo un po' se quando è che questa distanza è zero? Se, solo se. No, se x appartiene a e, certamente è zero. Però ci sono anche dei punti che non stanno in e che hanno distanza zero dall'insieme. Quali sono? Cioè, quindi se e solo se x appartiene alla chiusura di E. I punti di E e i punti di frontiera insieme fanno la chiusura di E. Chiaro? Quindi per esempio se E è chiuso e x non appartiene a D, la distanza è necessariamente così, positiva. Ok. Io dico lemma. Se C contenuto in Rn è chiuso e X non appartiene a C, allora esiste Y0 appartenente a C, tale che la distanza di X da Y0 è minore o uguale alla distanza di x da y per ogni y appartenente a c. Cioè, in particolare, la distanza di x da c è il minimo della distanza di x da y al variabile di y. Chiaro? Praticamente il lemma nel nostro caso era quella cosa lì, perché un compatto è certamente chiuso. È chiuso e limitato. Allora, dimostrazione. Prima di tutto, allora, sia prendiamo diciamo sia y 1 appartenente a C. Allora, se io prendo la sfera di centro X e di raggio la distanza di X da Y1 chiusa, Y1 ci appartiene. Che questo sta sulla frontiera di questo insieme qua. Quindi adesso prendo, quindi l'estremo inferiore delle distanze di x da y, tali che y appartiene a c, è uguale all'estremo inferiore delle distanze di x da y, tale che y appartiene a C intersecato la sfera di centro x e di raggio y chiusa. Per quale motivo? Dentro questa sfera la distanza da x è minore di questo, chiamiamo, scusate, centro x e di raggio distanza di x da y.
qua, cioè finisco la dimostrazione qua, dico sia n appartenente a n allora per ogni n maggiore o uguale di 2 esiste yn appartenente a C intersecato a, scusate, a C intersecato a, insomma questo qua chiamiamo K, K tale che la distanza di X da YN è minore di lambda più 1 su N. Questo perché lambda è l'estremo inferiore, quindi lambda più 1 su N non è più è il massimo di minorante, questo non è un minorante, esiste un X, un YN che in C che realizza questa distanza qua a meno di 1 su N. Però anzi non in C, in K, perché ho preso n maggiore o uguale di 2, questo è un mezzo, perché siccome y1 l'avevamo già impegnato, per non impegnare nuovamente y allora ho preso n maggiore o uguale di 2. Se cambiavo lettera potevo mettere per la mia n maggiore o uguale di 2. Adesso andiamo a prendere la successione x con yn. Questa è contenuta in K, che è compatta. Quindi esiste una strata tale che YNJ converge a Y, che è un punto di K. Quello che non ho dimostrato, ma è facilmente intuibile, è che la distanza, no, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, l'abbiamo dimostrato. Che la distanza, questa è distanza di punti, quindi non c'entra niente con la distanza di insiemi, è una funzione continua. Quindi quando YNJ converge a Y, noi siamo in RL, ma questo va in spazio metrico qualunque, la distanza di X con NJ da X converge alla distanza di X di Y da X. Ma questa distanza qua, la distanza YNJ da X è compresa tra lambda più 1 su NJ e lambda perché era l'estremo inferiore e questa prendiamo questa maggiorazione da lambda, quindi questa distanza deve venire per forza lambda, perché quando faccio tendere J all'infinito questo converge a lambda, questo converge a lambda, questo sta in mezzo, converge a lambda. Quindi cosa ho dimostrato? Ho trovato un punto, questo Y0, che dai, la distanza è lambda, ma la distanza coincide con l'estremo inferiore, allora vuol dire che l'estremo inferiore è un minimo che vale questo. Ok? Va bene, allora quindi questo è un lemma che è utile, cioè quando faccio la distanza di un punto all'insieme si definisce così, ma in realtà se l'insieme è chiuso la distanza per i punti non appartenenti all'insieme è positiva e c'è ed è realizzata con un minimo, cioè è realizzata con un punto del, questo minimo è realizzato con un punto di C. Adesso andiamo a definire, sempre non è una vera distanza, però andiamo a definire la distanza di due insiemi. Allora stavolta abbiamo E ed F, la chiamiamoli D ed E, perché F per motivi che probabilmente non mi dicono nulla, ma potrebbe suggerire l'idea di un insieme piccolo. Quindi D ed E sono due insiemi sotto insieme di Rn, chiamiamo la distanza di D da E per definizione l'estremo inferiore delle distanze di X da Y, tali che X e Y, X appartiene a D e Y
distanza era 0 lo stesso, anche se, non è, se apparteneva alla frontiera ma non era dell'insieme. Quindi, come in quel caso, non posso dire. Cosa ci vorrà affinché questa distanza sia positiva? Che i due insiemi devono essere? Secondo voi? Basta chiusi? Non basta. Uno deve essere tutti e due chiusi, ma almeno uno dei due deve essere compatto. Ve lo faccio vedere subito con un esempio. In R2 prendete un ramo dell'iperbole xy uguale a 1. Questo insieme qua, insieme delle xy tali che xy uguale a 1, allora se abbiamo scritto così disegniamo anche l'altro ramo, sarebbe questi due rami qua. Questo insieme qua è chiuso. Questo lo chiamo C1. Poi avete y uguale a 0 dell'asse x, lo chiamate C2, questo è un altro chiuso. E come vedete, qui avete coppia di punti dei due insiemi che si avvicinano indefinita. Però, se sono entrambi chiusi e se uno dei due è compatto, almeno uno dei due è compatto, allora effettivamente sono disgiunti, allora effettivamente la distanza è positiva. Lemma. Se D ed E sono chiusi e se e D è compatto, allora esistono x1 appartenente a D, x0 appartenente a D, y0 appartenente a E, tali che la distanza di x0 e y0 è minore o uguale alla distanza di x y per ogni x appartenente a D e y appartenente a D. Allora, cosa faccio? Dico sia lambda uguale all'estremo inferiore della distanza di x da y tale che la tale che x appartiene a b e y appartiene a b. Allora dico sia n appartenente a n e prima di fare questa di fissare n appartenente a n voglio osservare che se, siccome k è compatto, siccome k è compatto, siccome t è compatto, poiché d è compatto.
fatto, ci sarà un bello scatolone che interseca tutto il gioco. Questo intanto mi dice che lambda è minore di 2m per radice di n. E qua non dico. Ci sta, qua dentro ci sta un punto di E e un punto di T. I punti più distanti in questo scatolone sono quelli in cui tutte le coordinate variano di 2m. Quindi avete, quando andate a fare la distanza, viene 2m, radice di n viene per il solito fatto che le coordinate sono n. Ok? Quindi sappiamo che lambda è questo. Allora, io dico che la distanza di D da E è uguale alla distanza di D da E intersecato cosa? Intersecato, se non sbaglio, meno 2m alla n. Adesso vi faccio vedere qui. Cioè, questo qua adesso lo raddoppio, come se mi diciamo, questo qua è centrato nell'origine, no? Se lo centro nell'origine, il semilato era m, adesso lo raddoppio. Perché lo raddoppio? Perché prendete un punto che sta qua, ok? Allora, e prendete un punto che sta in D. Prendete un punto, scusate, che non sta qua, che sta di fuori di questo. Allora, i punti più vicini tra un punto di D e un punto al di fuori di questo possono essere al massimo questi. Immaginiamo che la frontiera la contiamo sia in E sia in E. Per quale motivo? I punti più vicini stanno qua. Cioè, quando io incremento solo una coordinata. Ok? Quindi qua non devo fare 2m, ma devo fare m meno m per 1 più radice di n. E qua devo fare m per 1 più radice di n. Allora, per quale motivo? Cioè, io voglio che un punto eventuale che sta in D e un punto eventuale che sta fuori di questo insieme qui deve distare per 2 più 2 devono distare più di lambda, ma lambda era 2m alla radice. Quindi io non ho fatto altro che incrementare ogni coordinata. I punti su queste due facce di questi ipercubi possono avere tutte le coordinate uguali, ma almeno una delle due deve essere in realtà tutte. Però vabbè, qua diciamo, forse ho preso un numero sovrabbondante, ma non fa niente. Se prendete un punto fuori di qua e se prendete un punto che sta in D, sicuramente la distanza è più grande di qua. Ok? Questo che vuol dire? Che quando vado a fare la distanza, questo è un chiuso perché l'intersezione è due chiusi, questa è la distanza con D, la distanza rimane la stessa di D. Quindi io per fare la distanza non ho bisogno di avere tutto E, che può essere illimitato, ma mi basta questo insieme qua che è illimitato. Ok? Adesso
Facciamo l'ultimo pezzo del ragionamento. Ok. L'ultimo pezzo del ragionamento funziona così. Quindi questa distanza fa sempre lambda. Quindi adesso scrivo per ogni n appartenente a n esistono x con n appartenente a b, y con n appartenente a e intersecato eccetera eccetera, tali che comunque appartenente a e, e comunque contenuti in e, tali che la distanza di x con n da yn è ovviamente più grande di lambda e ovviamente minore la scelta minore di lambda più 1. Il problema è che queste successioni, non lo so se convengono, però queste successioni vivono in due compatti. Questo è compatto perché era compatto di per sé, questo è compatto perché l'ho intersecato con un limitato, e quindi è diventato. Quindi posso dire esiste una sottosuccessione xnj, esiste nj tale che xnj converge a x con 0. Allora, che cosa ho? Poi esiste un'estratta, quindi nj era contenuta nella successione dei numeri naturali, invece poi esiste un'estratta nj' di nj tale che anche ynj' converge a y0. Cioè qua dobbiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta per dimostrare, soltanto stavolta dobbiamo fare solo due volte, non n volte. Cioè quando faccio un'estratta per far convergere la prima successione, la stessa estratta la devo fare dall'altra parte, che però non lo so se converge. Poiché questo vive in un compatto, a sua volta yng posso fare una seconda estratta, cioè l'estratta dell'estratta, che converge. Poiché questa convergeva già alla prima estratta, quando faccio l'estratta e l'estratta continua a convergere. Quindi a questo punto io che cosa ho? Ho che la distanza di xnjh da ynjh è compresa tra lambda più 1 su njh e lambda. Ok? Soltanto che quando h tende a infinito, questo tende a lambda, questo tende a lambda e questo pure tende a lambda. Ma se io faccio tendere h all'infinito separatamente, se io faccio la distanza di x n j h da y n j h, faccio tendere h infinito, io dico che questa tende anche alla distanza di x con 0 da y 0. Per quale motivo? Questa distanza era qua il problema è, non posso applicare la continuità della distanza perché ho tutte e due
K, posso applicare la sorveglianza triangolare. Questa è minore uguale della distanza, vediamo un po', di x con n j, mi serve più spazio, andiamo dietro. Comunque è bene questa cosa, non è. Anzi, andiamo qua, cancelliamo solo questa, guarda, questa non appartiene a lei. Allora, io voglio dimostrare questo, perché se dimostro questo, allora, innanzitutto siete d'accordo che se dimostro questo ho finito, perché questo converge alla distanza di questi punti, allora, la distanza di questi punti è uguale a lambda e ho dimostrato che questo effettivamente è finito. Okay. Quindi rimane da dimostrare soltanto questo passaggio. Allora, la distanza di x con n j a da ypsilon n j h la posso maggiorare con la distanza di x con n j h, vediamo un po' se funziona così, da ypsilon 0. Più scusate, queste sono distanze, sì, da epsilon 0 più la distanza di x con 0 da epsilon 0, ma è banale, più la distanza di x con 0 da x con n j. Ok? Ed è allora quando h tende a infinito, questa distanza tende a 0, che questo come già questo. Quando h tende a infinito, questa distanza tende a 0. E che cosa ho dimostrato? Che il massimo limite di questa successione non supera questo valore qua. Adesso siccome il minimo limite che il primo non deve essere sì, aspetta un attimo, il primo non deve essere qua, mi sono confuso. Allora più da questo devo appena. Allora no, perché questo è x con 0. Qua ci metto y0 e ynj, qua non so. Vediamo un po'. Sì, da x con n, da questo a questo, poi da questo a questo e poi da questo a questo. Okay. Adesso sì. No, a me nella mia testa veniva la confusione, non è necessario tagliarlo, perché mi stavo confondendo tra distanze tra punti, questo distanze tra punti con le varie coordinate, e distanze tra punti che avevano la coppia di coordinate, perciò andavo in confusione. Ok, quindi questo è diciamo la disuguaglianza che mi serve. Questa disuguaglianza mi dimostra che quando passo al limite questo limite fa questo. Per quale motivo? Da lì trovo che il massimo limite non supera questo, ma il minimo limite diciamo della successione, siccome quello convergeva a lambda, mi dice che la distanza di x con 0 da y0 è maggiore o uguale di lambda, meno uguale di lambda deve essere per forza, e quindi è finita la dimostrazione. Ok. Quindi la il lemma è dimostrato. Perché mi serve questo lemma? Perché adesso dobbiamo andare a fare il risultato veramente importante. Il risultato veramente importante
prendiamo due aperti, lemma 1. Prendiamo prima due compatti, K1, K2 compatti di Rn. K1 disgiunto da K2. Ok. Allora io dico che la misura n dimensionale di K1 unito K2 è maggiore o uguale della misura n dimensionale di K1 più la misura n dimensionale di K1. In realtà è uguale, però a noi, per dimostrare il risultato che poi dimostriamo la numerabile attività per tutto, ci serve soltanto questa parte qua. Quindi per adesso ci serve, questa qua si chiama superadditività della misura sui compatti. Allora, io cosa devo dimostrare? Allora, innanzitutto questi due numeri sono finiti entrambi, perché le misure dei compatti per definizione sono finite. Allora, chiamiamo questo lambda, ok? Il secondo. Due vertici opposti
rispetto al centro del, del, dell'intervallo. Opposti nel senso che tutte le coordinate cambiano, le differenze di delta delle coordinate cambiano segno rispetto al centro dell'intervallo, siano minori, siano piccoli, tutti questi diametri siano piccoli quando mi pare. Quando voglio che siano piccoli? Quindi P sia scritto come l'unione per H che va da 1 a K di con H, e poi voglio che il diametro di con H, il diametro di un insieme è uguale al massimo della distanza di x da y, tali che x e y appartengono ai con H, giusto? Cioè stavolta il diametro, la distanza da questi due vertici qua, no? In caso, tridimensionale, e tra i vertici opportuni nel caso pluridimensionale. No? E che questo diametro sia minore della distanza di K1 da K2. Ora vi ricordo che K1 e K2 sono due compatti disgiunti e quindi c'è una distanza positiva, abbiamo visto prima. Allora, cioè l'idea è questa: io ripartisco il mio plurintervallo in tanti pluri, in tanti intervallini, ma quello che non voglio è che ci siano degli intervallini che vanno a finire a cavallo tra i due. Non la faccio tutta la, la suddivisione. Però che cosa succede? Allora vedete, se un punto, se un intervallino interseca K1, può intersecare anche K2? No, perché avremo due punti nello stesso intervallino che hanno una distanza maggiore di questa e quindi maggiore del diametro, ma non è così. Chiaro? Quindi cosa posso dire? Adesso andiamo a considerare, chiamo chiamo A, diciamo non A, voglio chiamarlo gamma, l'insieme degli indici H tali che IH intersecato K1 è diverso dal volo. E chiamo delta l'insieme degli indici H tali che IH intersecato K2 è diverso dal volo. Ok? Adesso andiamo a fare P1 e P2. Allora, P1 è l'unione per H appartenente a gamma di IH. Questo conviene K1. Io ci ho messo tutti quelli che hanno SK. E vado a fare P2, l'unione per H appartenente a delta di IH. Questo conviene K2. Okay? Però abbiamo, siccome questi no, non c'è nessun indice che stia con le mani in H in, in gamma in delta, e siccome questi qua erano due due disgiunti, H intersecato in J era uguale al vuoto se H era diverso da J, questo mi dice anche che P1 intersecato P2 è vuoto, perché non c'è nessun intervallino che compaia sia qui che qui. Questo che cosa mi dice? Mi dice che, concludo qua, mi dice che la misura n dimensionale di P è più grande nella, della misura n dimensionale di P1 unito P2, che è uguale alla misura n dimensionale di P1 più la misura n dimensionale di P2, che è più grande della misura n dimensionale
di K1 più la misura n dimensionale di K2, ma che al tempo stesso è minore di lambda più x. Perché? Allora, tutti gli intervallini che facevano P, alcuni stanno qua, alcuni stanno qua, alcuni li ho buttati. Quindi questo intervallo è più piccolo di questo. Quindi la misura scende. Qua la misura è uguale alla somma delle misure, perché i due plurintervalli sono disgiunti. Sui plurintervalli, questo è elementare, si può controllare elementarmente. La misura dell'unione, se i plurintervalli sono disgiunti, è la somma delle misure. Per definizione, questo è un plurintervallo che contiene K1, questo è più grande della misura di K1, questo è più grande della misura di K2, la somma è più grande della somma. Ma P era stato scelto in maniera tale che la sua misura fosse minore di lambda più epsilon, cosa ho dimostrato? Che questo più questo è minore di lambda più epsilon. Cosa dovevo dimostrare? Che questo più questo era minore di epsilon. Quindi ho finito e siamo a posto. Ok. Adesso dobbiamo fare l'altro lemma. Lo faccio sempre su questa lavagna, cancellando, e poi dopo ci riposiamo un attimo, diciamo prima dell'assalto finale, in cui dimostriamo la numerabile attività della misura. Stavolta cosa voglio dimostrare? Come ho dimostrato la superadditività della misura sui compatti disgiunti, così voglio dimostrare la subadditività della misura sugli aperti, su due aperti, per adesso, sull'unione di due aperti. Quindi cosa voglio dimostrare? Una cosa molto semplice. Lemma 2, abbiamo A1 e A2 aperti di Rn. Allora voglio dimostrare allora la misura n dimensionale di A1 unito A2 è minore o uguale della misura n dimensionale di A1 più la misura n dimensionale di A2. Stavolta non mi serve per ipotesi che gli aperti siano disgiunti, perché devo dimostrare quest'altra disuguaglianza, solo questa, e questa è vera anche se l'unione non è disgiunta. Allora, dimostrazione a basta mostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 la misura n dimensionale di A1 più la misura n dimensionale di A2 è maggiore di della misura n dimensionale di A1 unito A2 meno epsilon. Ok? Una precisazione: quando ho fatto il ragionamento nel lemma 1,
si capisce dai lemmi che abbiamo fatto stamattina. La misura di K1 unito K2 era l'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli contenenti, però se lo faccio su quelli tali che la parte interna contiene K1 unito K2 va bene lo stesso. Il discorso l'ho fatto stamattina. Allo stesso modo posso dire qua che esiste un plurintervallo P tale che la chiusura di P è contenuta in A1 unito A2 e tale che la misura n dimensionale di P è più grande di la misura n dimensionale di A1 unito A2 meno epsilon. Qua stiamo parlando di aperti limitati. Altrimenti non è vero. Chiaro? Quindi in realtà questo risultato noi per adesso lo dimostriamo solo per aperti limitati. Allora, qual è la situazione stavolta? La situazione è questa. Abbiamo A1, abbiamo A2 e io prendo un plurintervallo, stavolta contenuto in A1 unito A2,
distanza di x da r con n meno a 2. Questo è continua pure lei. Delta, diciamo
in bianco col gesso i quadratini corrispondenti agli indici che stanno in gamma. Questo, questo qua va bene, questo non va bene perché esce fuori, questo qua e questo qua. Sono questi qua, fino a tutta questa parte qua, fino a qua. Questi stanno in agon 1. Quelli che non stanno in agon 1, dove devono stare? Io dico che se H appartiene a delta, allora dico che I con H è contenuto in agon 2. Per quale motivo? Allora, prendo x appartenente a y con a, io so che psi con 1 di x più psi con 2 di x è maggiore o uguale di sigma. Ma allora una delle due, almeno una delle due, almeno una tra psi con 1 di x e psi con 2 di x è maggiore di sigma mezzi, maggiore o uguale di sigma mezzi. Se fossero entrambe minori di sigma mezzi, la somma come fa a essere maggiore di sigma? Ma dire che un x sta in un intervallino e dire che la distanza, per esempio, se la psi con 1 è maggiore di sigma mezzi, che significa? Significa che la distanza di x da complementare di a con 1 è maggiore di sigma mezzi. Ma siccome questo diametro maggiore o uguale, siccome questo diametro è minore di sigma mezzi, se psi con 1 essere minore di sigma mezzi vuol dire che I con H sta dentro A con 1, se psi con 2 vuol dire che I con H sta dentro A con 2, ma almeno una delle due deve essere vera. Quindi se noi prendiamo tutti quelli che non stanno in A con 1, devono per forza stare in A con 2. A questo punto che cosa, come possiamo concludere? Mi basta una riga, cancello ancora una riga e finisco qua. Come possiamo concludere? Noi cosa sapevamo? Sapevamo che io chiamo P con 1 uguale l'unione per H appartenenti a gamma di I con H, e chiamo P con 2 l'unione per H appartenente a gamma a delta I con H. Allora io che cosa so? So che la misura di A con 1 più la misura di A con 2 è maggiore o uguale della misura di P con 1, perché P con 1 sta dentro A con 1, e di P con 2, perché P con 2 sta dentro A con 2, e l'abbiamo appena dimostrato. Però so che questa somma fa la misura n dimensionale di P, perché questi qua sono due, siccome i due insiemi sono stati costruiti in maniera complementare insieme degli indici, vuol dire che questo primo intervallo qui e questo primo intervallo qui non si intersecano. Ah, io ho preso questi qua da una parte e tutti questi qua, diciamo, quelli con i quadretti vieni da una parte e quelli con i quadretti vuoi dall'altra. E quindi questa è qua la misura di P, ma la misura di P era più grande della misura di A1 unito A2 meno S, che era quella, esattamente la disuguaglianza che dovevo dimostrare. Quindi la fine non serviva a niente.
serve però dimostrare che questa funzione, una funzione di questo tipo, cioè la distanza di un punto da un chiuso, è una funzione continua. Questo mo lo facciamo dopo la pasta, giusto? È un piccolo dettaglio che abbiamo lasciato appeso, ma lo sistemiamo subito dopo la pasta. Allora, adesso ci fermiamo 5 minuti, poi dopo la pasta dimostriamo che la distanza di un punto da un chiuso è continua e poi facciamo il passo finale nel quale almeno se ho un'unione di insiemi limitati, misurabili, secondo le becche, a due disgiunti, la cui unione è ancora un insieme limitato, dimostriamo la numerabilità della misura. Poi, per quanto riguarda gli insiemi non limitati, il discorso non lo faremo, daremo solo la definizione, faremo capire perché si deve dare la definizione a parte in quel caso lì, però non ci rimettiamo a fare tutta sta manfrina, perché appunto non è che, diciamo, volevo far soltanto dare un'idea precisa di come si fa a dimostrare queste cose, e poi dopodiché con la teoria abbiamo quasi finito e poi passiamo agli esercizi.